action brings good fortune. Alla fine, con il senno di poi, possiamo dire senza tema di smentita che The Piper at the Gates of Dawn è uno dei migliori dischi dei Pink Floyd. Nel 1987 la rivista Rolling Stone lo piazza al numero 79 della classifica di tutti i tempi. Ma l'uscita del disco rappresenta anche il momento in cui Barrett scarta sempre più profondamente dal comportamento di una rock star. Un tour promozionale in Germania deve essere annullato. Poi il Melody Maker fa uscire un articolo intitolato «I Pink Floyd si sciolgono», in cui racconta di una serie di problemi all'interno del gruppo. Tutti gli impegni vengono cancellati dopo un serio esaurimento nervoso di Sid. Cercano di riposarsi tutti in Spagna per recuperare le forze, quindi decidono di partire per cercare di introdursi nel mercato americano con una tournée. Non c'è dubbio che quella roba fosse tremenda per uno stato schizofrenico come il suo. E non c'è dubbio che Sid fosse schizofrenico, che continuasse a prendere gli acidi. In America è un disastro. Prima al Fillmore West si accorgono che il loro impianto luci non è affatto all'avanguardia come credevano, ma che confrontato con quello del Fillmore West di Bill Graham risulta anzi piuttosto scadente. E non è l'unico problema. Durante le serate Sid se ne sta in gran parte seduto ad accordare e scordare la chitarra, emettendo strati di suono dissonanti e nient'altro. La gente di San Francisco sembra apprezzare, ma quando si tratta di partecipare al Pat Boone Show e mimare il playback di See Emily Play, Sid semplicemente se ne sta lì con la bocca chiusa. Roger ricorda. We did the Pat Boone Show. Pat Boone came on. Facemmo il Pat Boone Show, questo è quello che fece Sid. Dovevamo mimare la canzone, è presente? E durante le prove Sid si divertiva un sacco a fare il playback, suonando e mimando le parole. Poi arriva il momento di girare, tutti dicono: pronti, azione! Sid resta così, muto e immobile. Okay, we're doing it now, guys. Ready? Stop. Stop. Ok, ragazzi, adesso la rifacciamo. Mi raccomando. E Sid? Sì, certo, siamo pronti. E di nuovo immobile. E lo ha fatto talmente tante volte che alla fine l'ho dovuta mimare io. Con questo spirito, verso la fine del 67 e l'inizio del 68, i Pink Floyd si avviano alla registrazione del loro secondo album. Il primo brano che arriva da Sid si intitola Junk Band Blues e Barrett chiede a gran voce una vera e propria banda per registrarlo. Quando, dopo interminabili preparativi, la banda è pronta a registrare il brano, lui non sta neanche a sentirli. La situazione sembra proprio fuori controllo. Pure le parole di Sid nel brano suonano fredde e implacabili, come di chi non solo ha capito benissimo, ma resta estremamente lucido. È tremendamente cortese da parte vostra pensarmi qui, e mi sono molto obbligato per aver chiarito che non ci sono qui. E non avevo mai saputo che questa stanza potesse essere così grande. Non avevo mai saputo che questa stanza potesse essere così azzurra. E vi sono grato per avermi lanciato le mie vecchie scarpe e che mi abbiate portato qui vestito di rosso. E mi chiedo chi potrebbe scrivere questa canzone. Non mi interessa se il sole non splende, se nulla di tutto questo è mio. Non mi interessa se sono nervoso con voi. Amerò d'inverno e il mare non è verde e amo la regina. E che cos'è davvero un sogno? E che cos'è davvero uno scherzo? We'll be right back.
Syd Barrett e i Pink Floyd. Storia di Diamante Pazzo. Siamo alla fine del 1967 e i Pink Floyd hanno un problema: la crescente follia di Syd Barrett. Provano un tour in Olanda, ma non c'è verso. Ci sono serate in cui sta sul palco a suonare per un'ora lo stesso accordo. A Londra, la sua ragazza da molto tempo, Lindsay Corner, viene improvvisamente picchiata e lo accusa di violenza. C'è inoltre l'aggravante che i sintomi di Syd, più che quelli di una vera follia, siano quelli di una cosiddetta demenza sapiente, attraverso la quale spesso il gruppo tende a sviluppare l'idea di essere costantemente preso in giro. Waters, in particolare, accusa la cosa, soffrendo forse di un complesso di inferiorità compositiva e artistica. Suonano in un grande carrozzone di rock and roll che attraversa tutta l'Inghilterra durante l'inverno, insieme a Jimi Hendrix Experience e ai Move. Syd suona, tra virgolette, il 22 dicembre all'Olimpia, seduto su uno sgabello con le braccia appoggiate alla chitarra, immobile. Ad essere precisi, nessuno del gruppo sa cosa fare, tranne Roger, che imperterrito continua il suo ostinato di basso. Sono gocce su gocce che stanno facendo precipitare la situazione. La linea di rottura giunge quando Syd si presenta con una canzone intitolata Have You Got It Yet?, che significa Non l'hai ancora capito? I quattro si siedono agli strumenti e Syd incomincia a farla ascoltare. Suona il primo giro, poi il secondo, poi il terzo, e sono tutti diversi. E ogni volta che si mettono a seguirlo, lui prende un'altra direzione, con altri accordi e altro ritmo, e continua a cantare Non l'hai ancora capito? Il 2 marzo del 1968, Waters prende il coraggio a due mani e gli parla. Ci fu un incontro decisivo a Ledbrook Road e io e Syd ci sedemmo in una stanza a parlare. Gli spiegai quello che secondo me era l'unico modo per poter continuare, che consisteva nel farlo diventare una specie di Brian Wilson, in modo che avrebbe continuato a scrivere canzoni e a registrarle in studio. Alla fine del pomeriggio pensai di averlo convinto che la mia era una buona idea, ma tutto ciò lasciava il tempo che trovava, dato che lui era capace di cambiare parere nel giro di un'ora. Lui se ne andò a casa e io andai da Peter e Andrew a dire che era la fine, che se la cosa non avesse funzionato come dicevo io, avremmo chiuso. Loro non la pensavano come me. Non li vedemmo più da quella volta, ad eccezione delle riunioni che facemmo in seguito per sciogliere la società. Fummo costretti a tirare a sorte per dividerci quello che la Black Hill possedeva, ma quel giorno fu la fine. Got a flip top, packing cigarettes in a pocket, feeling good at the top, shopping at shops, walking in the sunshine town, feeling very cool. With the butchers and the bakers and the supermarket stores, getting everything she wants from the supermarket store. She trips up sweetly to meet the people. She's on time again. And then I catch her by the eye, then I stop and have to think what a funny thing to do, 'cause I'm feeling very thin. Apples and oranges. Apples and oranges. See.
L'annuncio della fine della collaborazione tra i Pink Floyd e Barrett viene fatto ufficialmente il 6 aprile del 1968. Da questo momento Nicky Wright e Roger Waters cercano di porre rimedio componendo 5 dei 7 brani del nuovo LP intitolato It's a Circle of Secrets. David Gilmour ricorda. Nick sidled up to me and told me that things were getting pretty desperate and they were... Nick venne da me. Mi prese da una parte per dirmi che le cose si stavano facendo disperate. Non ne potevano più e dovevano sperimentare qualche cambiamento. E voleva sapere se poteva interessarmi. Più avanti vi fece un'offerta specifica. All'inizio le cose erano piuttosto difficili. Un tempo strano durante il quale sia io sia Sid suonavamo insieme nella band alle prove e durante gli show in 5 elementi. E io cercavo di imparare le sue parti di chitarra e le parole delle sue canzoni. E lui vicino a me, un po' cantava, un po' suonava. Fu molto dura. Una delle cose che ricordo meglio fu il sollievo. Sì, il sollievo quando Sid se ne andò. E quanto fosse divertente suonare con David. Avevamo ancora delle cose da dire e le abbiamo dette per i successivi 30 anni. Dopo la rottura, Sid si è trasferito a Richmond con degli amici, il cui concetto di ospitalità consiste nel correggere il caffè con abbondante acido. Incomincia a viaggiare ininterrottamente per mesi. Poi rompe con la sua ragazza. Quindi affronta un viaggio in giro per l'Inghilterra con la sua Mini, finché si ritira a Cambridge, dove ha bisogno di un immediato ricovero in una struttura psichiatrica. I Pink Floyd corrono ai ripari e assumono il chitarrista e cantante David Gilmour, ed è una scelta quasi obbligata. David è la persona più vicina al gruppo e di certo quello dotato di maggior talento che conoscano. Roger cerca dentro di sé le possibili tematiche da sviluppare in quanto autore dopo la dipartita di Barrett. In generale, Waters affronta una critica forte alla società moderna, al modo di affrontare le questioni internazionali attraverso la guerra. Roger ha perso il padre in missione operativa ad Anzio durante la liberazione italiana dal nazifascismo. Ma a detta di molti, le prime prove di composizione non sono certo al livello della musica barrettiana. Dopo l'uscita dell'album Saucer Full of Secrets, i Pink Floyd vengono coinvolti da regista Barbet Schrader nella composizione di una colonna sonora intitolata Moore. Sid Barrett intanto va ad abitare con Doug Fields, un artista pop piuttosto famoso. Si sente molto meglio adesso e anzi parla addirittura di voler tornare in studio. Buona parte dello staff manageriale crede ancora in lui e anche se a Abbey Road non lo vedono di buon occhio per via del suo strano comportamento, i responsabili della EMI decidono di concedergli lo studio 3 per registrare delle composizioni da solista.